Bella a tutti ragazzi, qui è Adumeyang, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qui tornati nei preliminari di Champions League, seconda parte. Le partite che si giocheranno oggi 16 agosto a partire dalle 18 e poi a proseguire con il Napoli che giocherà alle 20:45. Ci sono qui i miei pronostici, partirei subito, sono 6 partite. Utrecht Zenit, Utrecht che già ha fatto il miracolo per passare a questi playoff, passando il terzo turno, all'ultimo minuto ha fatto il 2-1 che l'ha portato qui contro lo Zenit. Credo che lo Zenit dominerà la partita, porterà a casa non solo il passaggio del turno nelle due partite, ma anche la vittoria al termine di questi 90 minuti, abbastanza agevolmente. Alle 20:45 iniziamo le partite con Celtic Astana. Anche l'Astana qui ha rischiato molto con il Legia Varsavia al ritorno dopo aver vinto in casa l'andata 3-1. Qui direi che il Celtic è nettamente favorita perché ha più esperienza europea, anche se l'Astana negli ultimi anni qualche volta in Champions ci è andata. Però credo che il Celtic almeno in casa nei primi 90 minuti di questa sfida vinca. Olympiakos Rijeka, ovviamente l'Olympiakos è super favorito, Olympiakos che passerà il turno, o almeno secondo me, e vincerà in casa la prima. Apoel Maribor, vi vado a consigliare l'X perché l'Apoel è favorito, ma il Maribor sicuramente nelle ultime uscite ha fatto vedere che anche fuori casa gioca benissimo e secondo me il Maribor ci stupirà e pareggiando all'andata al ritorno avrà la strada spianata per passare il turno, anche se l'Apoel resta comunque favorita e vi consiglierei più che altro di giocare l'1x. Istanbul-Siviglia. Sicuramente l'Istanbul ha fatto il miracolo contro il Club Brugge, pareggiando da 3-0 in casa del Club Brugge in Belgio al 3-3 nel secondo tempo e in casa andando a vincere ha fatto il miracolo, ma ora contro il Siviglia non credo che ci sia spazio per la seconda parte di questo miracolo. Siviglia che vincerà anche fuori casa, secondo me, all'andata e al ritorno sarà una passeggiata a passare il turno. Arriviamo alla partita, secondo me, più importante, Napoli-Nizza. Sorteggio sfortunato per il Napoli. Nizza, secondo me, la squadra più in forma, però ha avuto fortuna. Nelle ultime ore è stato annunciato che non ci saranno nella sfida Balotelli e Sneijder, nuovo acquisto, quindi secondo me Napoli che è in casa almeno la prima non la stecca. Secondo me potrebbe tornare dopo tanti anni un'altra italiana in Champions dai playoff. Sarà l'ultima occasione dei playoff perché, come sappiamo, dall'anno prossimo le italiane in Champions saranno quattro, tutte direttamente. Quindi, secondo me, già da quest'anno ne vedremo tre. Con il Napoli che vincerà addirittura su Nizza per 3-0, 3-1 in casa e al ritorno che pareggerà o vincerà di misura. Comunque Napoli che è sembrato in formissima nelle prime partite, anche se amichevoli. Secondo me il Napoli è anche favorito nella sfida e secondo me è super favorito. Questo video finisce qui, mi raccomando iscrivetevi, mettete like, bella!